Intanto continuano le vaccinazioni nei punti vaccinali della nostra provincia, anche oggi sono state segnalate code e attese forse un po' troppo lunghe, ad esempio nel punto vaccinale di Fiorano. La nuova strategia potrebbe essere quella delle vaccinazioni direttamente in azienda, l'Emilia Romagna si sta preparando e oggi c'è stato un primo incontro. Sentiamo Francesca Galafassi. Possono prendere via le vaccinazioni nei luoghi di lavoro col supporto dei medici aziendali e della rete INAIL rivolte ai lavoratori. L'adesione volontaria l'Emilia Romagna si organizza, un tassello per accelerare la campagna vaccinale in corso, ma anche un contributo importante per preparare le riaperture delle attività produttive e la ripartenza in sicurezza dell'intero sistema economico. È quanto emerso dal tavolo regionale del Patto per il Lavoro e per il Clima. Riunitosi oggi in videoconferenza, si è tenuto anche il primo incontro con i sindacati e le categorie economiche per iniziare ad impostare la programmazione, avviando una mappatura dei territori e delle aziende in attesa delle disposizioni del governo sui tempi. La variabile principale rimane una fornitura adeguata delle dosi nei prossimi mesi. Intanto il protocollo, in sintesi, spiega che le imprese che aderiranno dovranno inviare all'azienda sanitaria di riferimento il loro piano, indicando il numero di vaccini richiesti. La gestione dei costi sui luoghi di lavoro sarà interamente a carico del datore di lavoro, compresi i costi per la somministrazione, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione, aghi e siringhe e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti sarà a carico dei servizi sanitari regionali. Sarà su base volontaria l'adesione alla somministrazione da parte dei lavoratori, mentre le imprese più piccole potranno accordarsi con quelle più grandi o appoggiarsi alle strutture INAIL. Inoltre, se la vaccinazione cadrà durante l'orario di lavoro, il tempo necessario per la somministrazione sarà equiparato a tutti gli effetti a quell'orario, mentre conteranno come malattia i giorni successivi necessari a smaltire eventuali effetti avversi. Saranno operatori sanitari, preparati attraverso una piattaforma dell'Istituto Superiore di Sanità, ad effettuare materialmente l'iniezione. Il medico competente, invece, si occuperà del triage preventivo sullo stato di salute. Dovranno infine essere idonei anche i locali dove somministrare il vaccino, con le zone necessarie in caso di reazione avversa.